Ciao da Francesco di portierecalcio.it. In questo video vi presento i Canserbero Samba Pro Rinat, modello 2014, evoluzione dei classici Canserbero, iniziati ad essere indossati nel corso degli ultimi mondiali disputati in Brasile. Cosa che salta immediatamente all'occhio è il polsino particolarmente lungo ed elastico, una tipicità di quasi tutti i guanti Rinat, e che in questa particolare versione rende la calzata un attimo complicata, però nulla di particolarmente poi difficile. Questo perché la vestibilità del guanto è molto stretta, attillata, senza comunque comportare la necessità di acquistare la misura successiva rispetto a quella abituale. Il lattice è il Wet and Grip, cucito con classico taglio piatto a cuciture esterne. La mescola, sebbene sia presente il logo acqua, non è ad uso esclusivo in condizioni umide e bagnate, ma come altri lattici come l'Absorb Grip Puma, rende bene sia sull'asciutto che sul bagnato. Analizzando il dorso vediamo che i colori scelti per la grafica sono particolarmente sgargianti e il materiale tessile è realizzato in un vivace giallo fluo. Lo stesso modello viene utilizzato in partita dal portiere dell'Olympiacos Pireo Roberto e, come detto anche all'inizio, è stato scelto da alcuni portieri sponsorizzati Rinat per gli ultimi mondiali. In definitiva, se vi piacciono i guanti sgargianti che vestono attillati con un lattice adatto a tutte le condizioni di gioco, il Samba Pro Rinat è il guanto che fa per voi.